qualche tiro con lo spigamatta su un pidocchio a 5 metri, quindi vediamo lo stringo massimo che io adopero. Ah, c'è una cosa da dire, molto interessante, vedete come anche se lo pieghiamo non cade e abbiamo questa ammortizzazione molto importante. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dire, abbiamo una cosa molto interessante, è che al confronto dello ZT che avevo prima, lo string dei 5 metri è salito di 3 cuciture, ripeto, 3 cuciture. Prima tiravo praticamente a fondo patelletta per i 5 metri, ora invece tiro sulla quarta cucitura. Quindi praticamente da 5 a 50 metri ho circa 6 cm, quindi mi sono ridotti molto gli string. Nonostante che io non abbia un'attrezzatura straordinariamente potente, perché ho 34 libri e mezzo, uso delle CE670 e punte da 80 gradi per l'altra fine e 70 gradi per il treno. Niente, sono molto soddisfatto di questo fatto, che sono salito tantissimo per quanto riguarda i tiri a 5 metri e di conseguenza tutte le altre. Quindi, oltre ad avere non avere più questo grosso angolo, perché prima i 5 metri le dovevo prendere all'incirca qua, ora invece addirittura le prendo qua i 5 metri, dove lo scorso anno tiravo a 15 metri. Quindi mi si sono saliti tutti gli stringi. E ora i 5 metri, dove effettivamente il 18 non deve mai mancare, riesco a tirare con facilità. Niente, sono soddisfatto. Io avevo già montato sull'altro mio arco gemello, lo Zwieber, l'ho usato sia con le frecce d'alluminio che con le frecce in carbonio. Devo dire che a parità di prestazioni ho avuto gli string molto più corti con lo spigamato. Lo spigamato mi ha tirato su molto di più che non lo Zwieber gli string alle corte distanze, e questo per me è importantissimo. Per quanto riguarda la rosata, più o meno siamo lì. Per quanto riguarda i 50 metri, più o meno siamo lì, però in effetti alle corte distanze che io ho guadagnato string, questo me lo farà sicuramente scendere per la prossima stagione.